Buon pomeriggio innanzitutto, grazie di essere qui, scelta. So che questo è un argomento abbastanza nuovo, quindi felice di vedervi qui. Allora innanzitutto mi presento, perché dici chi è questo qui, mi chiamo Guglielmo, da circa 2 mesi lavoro per questa compagnia che si chiama MSD. Se qualcuno di voi vive negli Stati Uniti magari la conosce con un altro nome, Merck, è un gruppo biotech farmaceutico. Io sono attualmente vivo a Dublino, vengo da altre esperienze a Dublino con Optum, che è una compagnia healthcare, IT applicato all'healthcare, precedentemente in IBM, e prima di queste 2 esperienze venivo dalla FAO, che fa parte delle Nazioni Unite, i quartieri generali sono a Roma, quindi già per avere un'idea di dove sono stato gli ultimi 11 anni prima dell'esperienza in MSD. Premessa, Mario mi ha chiesto di fare questo talk in italiano, le slide sono in inglese perché sono pigro, lasciate come erano originalmente, però sono 11 anni che non faccio una presentazione in italiano, quindi siete avvisati, può accadere di tutto, insomma, come viaggiare in macchina senza assicurazione pagata. Allora, qui vedete un po' di numeri, insomma, di cos'è MSD in Ireland. Ovviamente non mi voglio tediare con questi numeri, ma giusto per darvi un po' di contesto su cosa lavoro, attualmente faccio parte delle divisioni che si occupano del manufacturing, a Dublino, in particolare a Swords, nel nord di Dublino, dove è il mio ufficio, verrà prodotto prossimamente il Keytruda, che è il prodotto di punta della compagnia nel settore immuno-oncologico, quindi praticamente è una sorta di, chiamiamolo vaccino, anche se il termine è improprio, che dice al sistema immunitario che cosa fare in caso un tumore è presente nel vostro organismo. E questo è stato testato con successo su 32 tipi di tumori diversi, quindi approvato in più di 70 paesi. La sfida maggiore è produrne abbastanza per soddisfare la richiesta, quindi diciamo, quello è il mio, diciamo, il settore in cui sono occupato principalmente, ma essendo parte di MSD EMEA ho altri progetti in giro per l'Europa, non necessariamente legati al Keytruda, però sempre in ambito manufacturing, quindi machine learning, deep learning, intelligenza artificiale in questo ambito. E chiaramente tutte queste cose si possono fare avendo dati, applicando modelli, insomma, che possono permettere di fare predizioni per avere successo in quello che volete fare. Oggi voglio anche sfatare un paio di miti. Come dicevo prima, io sono basato a Dublino. Negli anni scorsi alcuni politici italiani, di destra e sinistra, anche Presidente del Consiglio, hanno accostato l'Irlanda a paradisi fiscali come le isole Cayman o Lussemburgo. Posso assicurare che non è vero. Tutte le compagnie che sono lì, da Google, Facebook, Oracle, Salesforce, fino a quelle medie, fino alle start-up, fanno un sacco di ricerca e sviluppo, producono risultati, producono tecnologie che probabilmente voi utilizzate, quindi assolutamente, insomma, ci tenevo a precisare questo, che non è un paradiso fiscale, ma è uno dei poli tecnologici più importanti in Europa oggi. Per premiare la vostra presenza qui, oggi metto in palio una copia del mio libro, quindi le informazioni che vedete qui sono anche nel libro, che spiega tutti i problemi che si hanno per fare deep learning in maniera distribuita su Apache Spark. Sul mio profilo Twitter ho pubblicato una domanda, molto semplice, quando presenterò l'ultimo esempio di codice oggi, una slide, un riferimento a una serie Netflix che ho visto di recente e che mi è piaciuta tanto. Il primo che risponderà mettendo il nome della serie vincerà la copia del libro. Domanda che state chiedendo: come faccio a sapere qual è l'ultimo esempio? Ve lo dirò al momento quando ci arriviamo, e vi darò anche un ulteriore indizio che vi aiuterà, insomma, a restringere l'ambito delle possibili risposte per questo. Allora, deep learning, quanti di voi al momento lavorano in qualche progetto di deep learning? Perché va bene, perfetto. Comunque penso a grandi linee sappiate di cosa stiamo parlando. È una, diciamo, una specializzazione di machine learning che fa uso di reti neurali multilayer. Vuol dire che c'è sempre almeno uno strato nella vostra rete di ingresso che riceve input dall'esterno, uno di uscita che è quello che produce i risultati, e in mezzo
diverse o quasi infinite combinazioni di strati che non sono direttamente collegati con l'esterno e che fanno alcune cose e dipendentemente dall'implementazione della vostra rete fanno operazioni diverse. Il processo di training è lo stesso come per qualsiasi altro modello machine learning, quindi semplificando un po' si dice voi avete un certo volume di dati che date in pasto al vostro modello, eseguite diversi cicli di training propagandoli indietro gli errori finché non raggiungerete l'accuratezza desiderata e quindi potete mettere il modello in produzione e fare inference con i nuovi dati o nel futuro possibilmente comunque fare anche online training. Comunque questo diciamo è il ciclo che avviene per deep learning così come per machine learning. Ecco un altro mito che voglio sfatare, diciamo nel mondo ci sono diversi casi reali di applicazioni di deep learning, non soltanto in gaming, quindi ho citato soltanto alcune, ma non è una lista comprensiva, quindi anche computer vision, natural language understanding, l'ultimo anno e mezzo ho visto parecchie applicazioni in quantitative finance, biotech naturalmente, mi è capitato di leggere qualche post in alcuni blog che non voglio neanche nominare, le persone dicevano ma deep learning insomma, è già solo qualcosa per il gaming, fantascienza, vi posso assicurare che funziona, insomma, chiedetelo ai pazienti di MSD. quindi allora, 3 settimane fa ho fatto un talk al DataWorks Summit a Barcellona, presentato un talk molto simile, è stato molto istruttivo per me partecipare a quell'evento perché più di 2 anni fa, 2017, quando con i miei team abbiamo iniziato a fare, a sperimentare portare qualcosa in produzione in termini di deep learning, abbiamo dovuto fare una proof of concept valutando diverse tecnologie open source. Alla fine abbiamo identificato un certo stack tecnologico, che è quello che andrò a presentare oggi, però abbiamo un po' perso di vista dopo l'obiettivo alcune prospettive, perché la scelta che abbiamo fatto all'inizio si è rivelata quella giusta per noi, però ho visto diversi casi d'uso a Barcellona di altri team, altre aziende che hanno presentato i loro tentativi di fare deep learning applicato non a healthcare in altri ambiti che sono andati male e hanno raccontato cosa hanno imparato da quello, quindi oggi ho voluto mettere diciamo un po' una summary di quelle esperienze e ho capito finalmente perché Deep Learning for J, che è una delle tecnologie che andrò a presentare oggi, è la scelta giusta. Allora, la prima challenge che diversi team, diverse aziende hanno avuto è che se volete fare deep learning distribuito su Spark, i framework attualmente disponibili in Scala, Java, Python, qualunque linguaggio, hanno un modello di esecuzione diverso da quello di Spark. Quindi quando andate a mettere questo codice su Spark, un problema che sicuramente avrete è che se un task in un executor va giù, normalmente non è un problema in Spark, perché comunque tutti i task sono indipendenti in parallelo, ci mette Spark a farlo ripartire senza inficiare quello che stanno facendo gli altri task. E nel caso di deep learning il modello è un po' diverso, quindi applicando qualcosa fatto con Spark ML, con TensorFlow o altri framework su Spark, dovete tenere conto di questo problema. Quindi se per qualche motivo qualcosa va male in uno dei nodi del cluster, il training riparte da capo e quindi questo è un problema, soprattutto quando state testando e facendo il training con i dati di produzione. Altri problemi sono riguardo la disponibilità o magari la scarsezza di GPU. Se lavorate in una compagnia come Google, magari questo problema non ce l'avete, però in molte aziende non c'è ancora la maturità di fare investimenti sull'hardware, quindi di prevedere di utilizzare GPU per casi di machine learning, deep learning, per accelerare l'esecuzione soprattutto del training, soltanto dell'inference, e soprattutto la gestione della configurazione di GPU con parecchi dei framework disponibili è piuttosto complessa, cosa che non avviene in Deep Learning for J, però questa diciamo è una cosa che fa perdere tempo e anche difficile da automatizzare in un processo maturo di continuous delivery. E infine performance e accuratezza dei modelli, se la vostra soluzione su Spark è implementata utilizzando soltanto tecnologie in Java o Scala, non avrete mai
il massimo di entrambe le cose, perché Spark è costretto a scegliere tra avere migliori performance ma a scapito dell'accuratezza del modello o viceversa. Quindi questo può essere sicuramente un problema, dipende dall'ambito in cui state lavorando. Magari se un'applicazione in cui l'accuratezza, la massima accuratezza non è quello che si vuole raggiungere, probabilmente no, ma in alcuni ambiti come healthcare per esempio questo è importante. Quindi allora oggi vado a parlare di come combinare alcune tecnologie open source per non preoccuparsi di tutti quei problemi lì, e soprattutto il focus sarà al momento di mettere in produzione queste cose, degli accorgimenti che dovete fare a livello di configurazione dell'architettura finale. Allora, prima tecnologia è Deep Learning 4J, che è praticamente un framework open source per fare deep learning distribuito sulla JVM. Non fatevi ingannare dalla J del nome, non è solo per Java, è per qualsiasi linguaggio della JVM, quindi se venite da Scala, da Kotlin o qualsiasi altro linguaggio che gira sulle JVM potete utilizzare Deep Learning 4J. Esiste anche una versione per Android, non l'ho mai utilizzata, se qualcuno magari ha tempo da farlo può anche mandarmi il feedback, perché finora non abbiamo avuto casi d'uso in quel settore specifico. Una delle cose belle di Deep Learning 4J è la visione di Adam Gibson e gli altri autori del framework, perché sono partiti dalla loro prospettiva, da software engineers, non da data scientists. Quindi hanno deciso di mettere a disposizione dei software engineers qualcosa per cui l'ingresso nel mondo del data science sia molto semplice, quindi utilizzando gli strumenti e gli skill che avete come software engineer, e man mano che e scrivendo il codice andate a imparare in maniera più o meno implicita i concetti fondamentali del deep learning, e questo vi posso garantire, insomma, che funziona, almeno con i miei team ha funzionato. Altre interessanti feature del framework è che fin dalla prima release è integrato nativamente con Hadoop e Spark, quindi vuol dire che non vi dovete preoccupare del modello di esecuzione, probabilmente avrete i vostri dati su HDFS, quali che siano, e Spark probabilmente che utilizza Yarn come cluster manager. Ovviamente Deep Learning 4J lo potete utilizzare con un diverso Spark, con un diverso cluster manager, Kubernetes, Mesos, Standalone o una delle offerte di Spark sul cloud tipo Databricks. E lo stesso codice gira sia sulle CPU che GPU, quindi vuol dire, dal punto di vista dello sviluppatore, non c'è da preoccuparsi di dire oddio cosa succede poi quando vado in produzione, cosa ci saranno, CPU, GPU, come sono distribuite attraverso i vari il driver e i vari workers. Non preoccupatevi di questo, perché semplicemente basta aggiungere un'extra dipendenza nel vostro POM file, o se utilizzate Gradle o SBT, il vostro sistema per gestire le dipendenze, e basta. Il framework è modulare, quindi voi andrete a utilizzare soltanto quei componenti che vi servono, non c'è necessità di importarli tutti. Questa è una lista, non è comprensiva, ci sono molti moduli, ho voluto mettere qui quelli più utilizzati. Data vecchia è importantissimo, perché diciamo, il modulo che riceve i dati in input e li trasforma in array multidimensionali, perché Deep Learning 4J ovviamente i modelli capiscono solo in termini di array multidimensionali. Cosa intendo per input in data vecchia? Qualsiasi cosa, non soltanto testo, possono essere immagini, video, audio, documenti, qualsiasi cosa. Esiste un record reader in DataVec per praticamente qualsiasi cosa e quasi tutti i formati possibili e immaginabili per questo tipo di input. Nel caso un particolare formato, un particolare input dovesse mancare, potete sempre implementare l'interfaccia record reader, è particolarmente facile, insomma l'abbiamo fatto per un particolare tipo di file audio tempo fa, proprio insomma per un medio programmatore Java a Scala è veramente un giochetto da poco. Arbiter è il modulo per hyperparameter optimization, DL4J Spark naturalmente, insomma, è il modulo se
dovete fare training distribuito su Spark. ND4J richiede, diciamo, una descrizione a parte, quindi prima di passare a ND4J, che è la seconda tecnologia parte di questo stack, vi voglio far vedere un semplice esempio di codice di L4J. Il codice sulla sinistra praticamente è la maniera in cui voi configurate una qualsiasi modello di rete neurale, a prescindere dall'implementazione del modello. Questo è esattamente lo stesso codice, utilizzerete sempre la stessa multilayer configuration class, quindi dovete specificare qual è, per esempio, l'updater, la strategia per l'inizializzazione dei pesi del network, la lista di tutti i layer con tutti gli attributi. E come vedete, questo è un codice scala, ma se io faccio vedere questo codice a un programmatore Python non ha difficoltà a comprenderlo, perché è una sorta di DSL, è veramente ad alto livello. Una volta che la rete è configurata e inizializzata, il codice sulla destra fa vedere come il training avviene, in questo caso senza Spark. Esiste un metodo fit specifico per quello che volete fare, che parte dell'oggetto che implementa la rete, e allo stesso tempo potete fare l'evaluation, quindi non è un processo separato. Quindi man mano che per ogni epoca del vostro training potete già applicare il processo di evaluation e vedere i risultati a runtime. Quindi, come vedete, come linguaggio è molto semplice, anche più la prospettiva di un software engineer che un data scientist. Se fate diciamo, un paragone tra questo codice e, per esempio, TensorFlow, vedete che è completamente diverso. In quel caso lì, già solamente leggere il codice richiede una ottima conoscenza di concetti di data science e di algebra lineare, soprattutto. ND4J inizialmente era nato come modulo di Deep Learning 4J, ad oggi è un progetto open source a parte. Praticamente, diciamo, l'obiettivo di questa libreria è di colmare il gap che esisteva fra Python e i linguaggi di programmazione per la JVM in termini di algebra lineare, di calcolo in generale. L'implementazione del core di questa libreria è in C++ o CUDA, dipendentemente da quello che dovete utilizzare, CPU o GPU, ma le API che espone sono in Scala, ovviamente potete utilizzare in Java allo stesso modo. Questa libreria è utilizzata implicitamente e esplicitamente da Deep Learning 4J, quindi anche se non chiamate direttamente oggetti di ND4J, fra poco vedremo che ND4J c'è sempre qualsiasi tipo di implementazione e esecuzione. Last but not least, Apache Spark. Quante persone qui utilizzano Spark al momento? Ok, va bene. Quanti almeno sanno che cos'è? Così, perfetto, quindi posso fare skip di queste slide, just in case. Ok, allora, adesso probabilmente vi starete chiedendo perché bisogna mettere insieme queste tre tecnologie, perché è una, così, è una combinazione vincente. Allora, prima domanda, la prima risposta che voglio dare è probabilmente quali sono, perché qualcuno dovrebbe fare training di reti neurali multilayer su Spark. Ci sono casi d'uso in cui non è necessario. Però in molti casi, come ho accennato prima, per esempio, non avete abbastanza GPU, però avete un cluster, quindi potete mediare in termini di performance e accuratezza in questo modo. Quindi questo è un caso d'uso. L'implementazione della rete, magari per casi semplici di image recognition, la vostra rete è molto piccola, però immaginate un contesto più grande in cui dovete andare a identificare oggetti in immagini diagnostiche che non hanno il massimo della risoluzione, il vostro modello è complesso, quindi la quantità di dati che utilizzate, di immagini, è talmente grande che non potete pensare di fare questo con una singola macchina, anche se su quella macchina montate diverse GPU. Quindi in questo caso potete utilizzare Spark con o senza le GPU, e quindi anche il volume dei dati ha impatto su questo, quindi effettivamente questi sono i casi in cui è bene utilizzare Spark. Ognuna delle tecnologie in questo stack porta qualcosa in questa combinazione, qualcosa di utile. Allora, Deep Learning 4J, come abbiamo visto, è un linguaggio veramente di alto livello, quindi la curva di apprendimento è molto bassa per persone che sono abituate a programmare in Java, Scala, Kotlin, per esempio, però da solo non basta. Spark di suo
fornisce la potenza di calcolo su un cluster, ovviamente è particolarmente veloce perché di default elabora i dati in memoria, però ci sono diversi benchmark, è qualcuno che abbiamo fatto anche noi, di cui non posso rivelare i dettagli, però diciamo, le conclusioni sono lì. Quando si tratta di fare training, in particolar modo di deep learning più che di machine learning, ci sono diversi problemi di performance soprattutto, ma anche accuratezza. Ecco perché qui entra in gioco ND4J, perché Deep Learning 4J usa ND4J, che è implementato a basso livello, in un linguaggio di basso livello, quindi è vicino proprio all'hardware dei vostri processori. Quindi la combinazione delle tre vi permette di avere training di reti molto complesse in tempi accettabili e soprattutto con la massima accuratezza possibile. Ho messo pure questa slide giusto per farvi vedere quali sono le strategie in generale di fare deep training di reti neurali multilayer in maniera distribuita. Quella a sinistra è model parallelization e l'altra data parallelization. Data parallelization vuol dire che voi eseguite il training dello stesso modello su tutti i nodi del cluster e in ciascun nodo avete un set diverso di dati, quindi questo è ottimo perché minimizza quindi lo shuffle, è facile da configurare come potete immaginare, mentre invece l'altra è molto più complessa perché sembra facile, perché model parallelization vuol dire che avete gli stessi dati su tutti i nodi, però ogni nodo è responsabile del training di un singolo layer o di due o tre layer del vostro network. Questa operazione non è banale perché c'è tutto un lavoro preliminare di disegno dello split di questo training, perché ovviamente non tutti i layer sono indipendenti dagli altri, quindi il parallelismo può avvenire se avete configurato bene quali layer in ciascun nodo. Quindi attualmente Deep Learning 4J non ci sono tante facilities per fare model parallelization, questo è quello che avverrà probabilmente fra un paio di versioni. Comunque diciamo, questo è più preferire l'uno o l'altro, è più un discorso accademico, quindi con data parallelization non c'è nessun impatto in termini di performance, accuratezza, quindi si può vivere benissimo con data parallelization. Detto questo, finora abbiamo parlato di cose positive, quindi ok, cosa può andare storto? Tante cose, e questo è il cuore del topic oggi. Allora, una premessa devo fare, tutte le best practice che avete imparato programmando in Java, Scala, lavorando su Spark, oppure se venite da un background come data scientist, sono ancora valide, quindi non cambia niente, quindi da questo punto di vista la vostra esperienza sarà utilissima momento in cui inizierete a lavorare, a fare qualcosa in termini di deep learning distribuito. Quello che c'è da capire sono alcune cose che sono specifiche mettendo insieme queste tre tecnologie, che non sono, molte di queste non fanno parte della maniera in cui scriverete il codice, ma fanno parte più della configurazione del cluster e di questi componenti nel cluster. Allora, primo, abbastanza importante, è la gestione della memoria. Qui è un pochino diversa rispetto a applicazioni Java tradizionali. Se vedete questo snapshot, è stato preso da un nodo di un cluster Spark, cluster molto piccolo comunque, durante il training di una rete neurale, se non ricordo male questa era una RNN, comunque non è importante insomma il tipo di rete. Guardando il grafico in alto vedete ci sono due curve, una rossa che presenta valori più o meno costanti e una blu con molte variazioni durante questo intervallo di tempo che è stato catturato per questo monitoring. Allora, questa è una situazione in cui tutto sta andando bene, quindi non c'è nessun problema, quindi aspettatevi un comportamento del genere. Allora, la linea rossa rappresenta la quantità di memoria heap che
viene utilizzata al momento dall'applicazione Spark in quel nodo. Quella blu rappresenta la quantità di memoria off-heap utilizzata dalla stessa applicazione. Quindi vuol dire che dovete prestare attenzione anche a questa memoria, quindi per evitare tutta una serie di problemi, alcuni dei quali presenterò fra poco, è importante avere in mente questa come avviene questa sproporzione tra l'utilizzo di memoria heap e non heap. E quindi andiamo a vedere come si può fare in Deep Learning 4J. Allora, ci sono due strategie possibili. La prima è utilizzare quello che fate tradizionalmente con applicazioni per la JVM, diverse strategie di garbage collection, è ancora valida anche qui. L'altra specifica di Deep Learning 4J chiamata Memory Workspaces. Entrambi fanno la stessa cosa, l'obiettivo è lo stesso. La differenza è che con Memory Workspaces potete voi guidare il processo di deallocazione di oggetti che sono attualmente nella memoria off-heap e liberarla per poter utilizzare da altri oggetti che necessitano di quella memoria. Non esiste una, diciamo, una come posso dire, una strategia vincente, dire ok, utilizzo sempre uno o l'altro, dipende dal caso specifico, quindi sarebbe inutile parlarne qui. L'importante, una cosa che molte persone non fanno quando decidono di optare per i memory workspaces è di disabilitare, se possibile, questo nel mondo ideale, le chiamate periodiche al garbage collector. ND4J fornisce un metodo specifico per questo, però ovviamente questo in molti casi non è possibile. Per alcune applicazioni può andare bene, perché la quantità di oggetti nella memoria heap per applicazioni Spark durante il training è talmente minima che in teoria potete anche farlo. Quando non è possibile, ND4J fornisce un altro metodo che vi permette di allungare l'intervallo a piacimento. Perché è importante fare questo? Perché se voi configurate la vostra applicazione per utilizzare Memory Workspaces e mettete delle chiamate per fare il detach degli oggetti dalla memoria, se il garbage collector parte, automaticamente disabilita i Memory Workspaces, quindi è come non averlo. Questo è un piccolo accorgimento che credo adesso sia stato introdotto nella documentazione di Deep Learning 4J. Non c'era prima e chiaramente a runtime non riuscirete a capire qual è la root cause del problema se questa configurazione non viene fatta. Prima di tornare su altre problematiche specifiche per il memory management, ho voluto mettere queste slide perché qualcuno ha chiesto in qualche altro talk da dove veniva quello snapshot prima. Allora, Deep Learning 4J fornisce alcune dashboard, alcune web UI che possono essere utilizzate durante il training, durante la fase di hyperparameter optimization. Questa qui è specifica per il training, è una dashboard real time, è utilissima. Questa è solamente la home page, ci sono decine e decine di grafici, addirittura c'è una pagina che vi mostra l'architettura della vostra rete in maniera visuale, comodissima, perché cliccando su ogni layer avete tutte le informazioni per quel layer e gli stessi grafici, l'andamento del training per ogni singolo layer o alcuni parametri. Perché è utile questa dashboard? Perché a runtime voi potete vedere se il training sta procedendo come vi aspettavate. Se qualcosa è andato storto, e da qui si può capire, se per esempio avete sbagliato la scelta degli intervalli in fase di hyperparameter optimization, se qualcosa è andato storto nella configurazione di Spark, se non avete scelto il migliore updater per uno dei layer del network, qualsiasi cosa, potete vederlo subito da qui, stoppare il training, applicare le vostre fix e farlo ripartire. Il training di una rete neurale può durare ore, può durare giorni, dipende dalla vostra architettura, dalla vostra infrastruttura, quindi capite che la possibilità di vedere qualcosa che va male subito, magari mezz'ora dopo lo start del training, è di vitale importanza. In alcuni casi, come in healthcare o in biotech, questo potrebbe avere potenziale impatto su
quello che forniamo ai pazienti, quindi è utile utilizzare questa dashboard. Tutto fantastico, però c'è un problema su Spark. Quindi, questo è un problema su cui molta gente sbatteva la testa su Stack Overflow e sullo Slack channel di Deep Learning for J fino all'anno scorso. Adesso comunque diciamo, c'è più informazione, la documentazione è un po'. È migliorata parecchio. Praticamente c'è un conflitto di dipendenze fra Deep Learning for J UI, che è il modulo di Deep Learning for J che fa parte del server e mette a disposizione quella dashboard, e alcune dipendenze di Spark. Quindi se cercate di far partire questo server su uno dei processi su cui sta girando il driver o uno dei workers di Spark, otterrete una serie di errori apparentemente incomprensibili. La root cause è quella lì, quindi avete due opzioni. La prima è di praticamente non far partire il server, ma utilizzare altre opzioni presenti in Deep Learning for J UI per la raccolta di quelle metriche e salvarle su HDFS o su qualunque file system locale, e al termine del training far partire il server e analizzare quelle metriche in maniera visuale. Però ovviamente in questo caso perderete il vantaggio di avere quelle informazioni a real time. Il trucchetto molto semplice è di far partire il server della dashboard in un processo JVM separato, non in Spark, ed è Spark che manda i drivers, che mandano i dati alla dashboard, così avete le informazioni in real time e potete capire se qualcosa sta andando male o se tutto procede come vi aspettavate. Quindi è una soluzione molto semplice, però se nessuno la mette nella documentazione è difficile da attuare. Altri problemi che potreste avere riguardano la serializzazione. Sapete che in Spark avete due possibilità per la serializzazione degli oggetti in memoria. Una è quella di default Java, se non specificate nulla, e l'altra utilizza il framework Cryo. Sono entrambi disponibili nel caso vogliate fare training distribuito su Spark con Deep Learning for J. Ci sono gli stessi pro e contro. Con Java ovviamente qualsiasi cosa implementi l'interfaccia serializable può essere utilizzata, può essere serializzata in questo caso, quindi anche le vostre classi custom possono essere serializzate utilizzando semplicemente object output stream, però la dimensione degli oggetti finali è abbastanza grossa, quindi se l'obiettivo poi di minimizzare lo spazio in memoria o minimizzare i tempi di trasferimento sul network non è la soluzione migliore, quindi sempre più applicazioni Spark adesso utilizzano Cryo. I oggetti sono molto ridotti di dimensioni rispetto a quelli serializzati con Java. Il downside di questa seconda opzione è che non tutte le classi Java sono supportate, quindi dovete cercare di fare un balance dicendo questo package serializza con Java, per gli altri utilizza Cryo. Questo comunque funziona in gran parte dei casi. Quindi, venendo da un'esperienza Spark, andando a fare per le prime volte deep learning distribuito con Deep Learning for J, probabilmente opterete per Cryo. Preparatevi a vedere un sacco di null pointer exception, quindi difficili da debuggare perché non riuscite a capire i messaggi di errore che avrete, sono assolutamente incomprensibili e inutili. Il problema è che ovviamente Cryo, essendo nato in ambito JVM, non tiene conto degli oggetti che sono nella memoria off heap. Quindi per fortuna ci hanno pensato quelli di ND4J, esiste un modulo poco pubblicizzato che si chiama ND4J Cryo, quindi aggiungendo questo alle dipendenze della vostra applicazione, è semplicemente un problema di registrare il Cryo Registrator in quei casi in cui vogliate ovviamente utilizzare Cryo. Anche questa è una soluzione semplice, ma purtroppo è un package che diciamo messo un po' da parte nella documentazione di ND4J, perché l'enfasi è stata messa lì sul fatto di avere una libreria per la JVM per poter fare algebra lineare, calcolo, eccetera, ma ovviamente andando poi su Spark avete bisogno anche di questo ulteriore modulo. Probabilmente tengo questo per dopo, per data locality.
perché ci sono un altro paio di esempi che sono un po' più importanti, così cerchiamo di stare nei tempi. Ecco qua. Questo è un altro problema, sempre legato all'utilizzo della memoria, facendo training distribuito su Spark. Praticamente Spark è nato per lavorare sulla JVM, quindi nativamente non si preoccupa di cosa accade nello spazio OFIP, non si aspetta di avere oggetti grossi in quello spazio di memoria, si aspetta magari altra roba nello heap. E quindi succede che Deep Learning 4J, come anticipavo prima, utilizza ND4J dietro le quinte. Quindi ND4J è responsabile per di creare questi oggetti, questi array multidimensionali che stanno nella memoria OFIP. A maggior ragione se state utilizzando GPU, vedrete ancora più sproporzione tra l'utilizzo di memoria OFIP e quella heap. E quindi cosa succede? Quando Spark deve spezzettare un oggetto, va a considerare soltanto lo spazio che l'oggetto che occupa nello heap, trascurando tutto il resto, e questo porta a un sacco di out of memory error. E andando a guardare i log di Spark è praticamente impossibile capire qual è la root cause di questo. Lo stratagemma per evitare questo è, nei casi in cui state utilizzando memory only o memory and disk come strategie per Spark, sostituire questi due con gli equivalenti legati alla serializzazione. Ecco qua, questa slide giusta. Perché questo vuol dire che nel momento in cui gli RDD di dataset o array multidimensionali vengono serializzati, non occuperanno più spazio nella memoria OFIP, ma l'oggetto serializzato sta tutto nello heap. Quindi Spark sa benissimo come trattare, come spezzettare, ottimizzare quegli oggetti. E quindi a questo punto non dovrete più preoccuparvi di quello che succede nella memoria OFIP. Di nuovo, queste sono soluzioni abbastanza banali o semplici, ma non erano passato coperti dalla documentazione, e ovviamente è importante sapere cosa avviene dietro le quinte. Una volta fatte queste configurazioni, poi diciamo è un processo meccanico che potete anche automatizzare come parte del vostro processo di continuous delivery. Oh, questo, allora, attenzione perché questo nelle slide originali era l'ultimo esempio, che se vi ricordate il quiz, quindi il riferimento alla serie Netflix sta qui. Per vincere il libro, per restringere lo spazio delle potenziali risposte, vi dico che la serie Netflix è legata a un personaggio dei fumetti Marvel. Sì, almeno già abbiamo ristretto a 5-6 serie, quindi se avete già in mente qual è, vi dico che l'indizio sta in questa slide, allora potete mettere la risposta su Twitter prima di passare fra poco alla fase di Q&A, andremo a vedere le risposte. Allora, questo esempio, mentre gli altri erano generali per training di qualsiasi rete neurale multilayer in Spark, questo è specifico per le CNN, Convolutional Neural Networks. Esistono diverse implementazioni di reti di neurali multilayer, queste qui sono utilizzate specificamente per tutti quei casi in cui dovete analizzare immagini, per fare classificazione di immagini, object detection, e così via. Quindi, per esempio, immaginate una delle immagini in input è questo di questo robot, volete capire se il soggetto dell'immagine è un essere umano o un robot, oppure capire se è seduto o in piedi, se c'è un particolare colore verde in quell'immagine oppure no, questo è un esempio abbastanza banale, immaginate lo stesso caso andando ad analizzare immagini radiografiche per capire se c'è un tumore, dove è posizionato, insomma, quindi un processo molto complesso, un problema non lineare che può essere risolto utilizzando questo tipo di reti. Non vado nei dettagli implementativi di ogni singolo layer, perché mi sono ripromesso di non utilizzare formule matematiche per questa presentazione, e comunque in Deep Learning 4J c'è una classe specifica per ognuna di quelle implementazioni, quindi si tratta soltanto di dire: ok, il primo layer è fully convolutional, uso questa classe, quindi ecco una delle tante belle cose di Deep Learning 4J. Il caso che vado a presentare riguarda, diciamo, il pre-processing delle immagini prima di iniziare il training. Allora, una piccola nota: nel caso in cui
La vostra azienda è favorevole a comprare un sacco di GPUs e avete anche, diciamo, una macchina molto potente con un grande numero di GPUs. Allora non c'è bisogno di utilizzare nella maggior parte dei casi Spark, quindi in quei casi lì potete utilizzare il Parallel Wrapper, classe Parallel Wrapper di DeepLearning4j, e per le immagini in ingresso per il training c'è una classe specifica in DataVec, che Image Record Reader, praticamente trasforma le vostre immagini in array multidimensionali e siete a posto, potete iniziare il training. Nel caso in cui dovete utilizzare Spark, c'è da fare un piccolo lavoretto preliminare. Allora, una delle pochissime cose che non è al momento automatizzata in DeepLearning4j è il recupero delle label. Immaginate, questo è un problema di classificazione di immagini. Questo specifico esempio è il training di una rete neurale, una CNN, per identificare diversi tipi di veicoli. Quindi volete sapere che in quelle immagini c'è una macchina, c'è un camion, una moto, una bicicletta, eccetera. Quindi le label devono essere passate a DeepLearning4j in questo modo. Voi avete una root directory per le vostre immagini, il nome può essere qualsiasi a piacimento. È importante che il primo livello di sottodirectory sia una delle classi con cui andrete a marcare quelle immagini. Quindi ci sarà una sottodirectory chiamata car, in questo caso, una truck, motorbike, eccetera. La naming convention delle immagini sta tutta a voi. Potete chiamare immagine 0, 1, 2, Pippo, Pluto, Paperino, eccetera. No, non è importante per il training. È importante che il primo livello subdirectory sia composto dalle labels. Fatto questo, ci sono due possibili situazioni. Però prima di andarla a vedere, vediamo per quale motivo bisogna fare questa particolare preparazione. In generale, quando ricevete le immagini per il training, non sono bitmap, sono già state trattate con qualche algoritmo di compressione intelligente, tipo GMP, PNG o altri, in modo da risparmiare spazio sul disco e quindi, diciamo, risparmiare anche banda quando vengono trasferiti nel network. E questo è tutto bello, però rappresenta un problema in fase di training, perché in termini di performance ha un costo maggiore andare a eseguire multiple letture sul disco, anche se sono immagini piccole, piuttosto che fare una singola lettura di un file più grosso. Quindi bisogna accorpare queste immagini in batches. C'è una classe specifica in D4J che è chiamata file batch, e questo ha un impatto incredibile sulle performance. Non vi posso mostrare i benchmark che ho, però sono rimasto sorpreso anch'io la prima volta che questo è stato fatto. Come dicevo prima, potete avere due diverse situazioni. La prima è che non avete accesso diretto alla sorgente delle immagini, quindi qualcuno mette le immagini in qualche file system su cui voi avete accesso, quindi prima di buttarle su un storage distribuito dovete creare i batch localmente, ed esiste un metodo specifico, create file batches local, fornito dalla classe Spark Data Utils, che è parte di DL4J Spark. Questo vuol dire che voi dovete semplicemente specificare la root directory delle immagini, la directory di destinazione e il numero di immagini per batch. Ovviamente il numero dipende dallo specifico caso, insomma, non c'è una regola precisa. Importante comunque minimizzare il numero di letture sul disco poi per le immagini, anche se andrete a leggere immagini su un file system distribuito o un object storage distribuito. Finito questa operazione, potete quindi copiare le immagini su l'esempio che adesso vado a mostrare, fa riferimento a HDFS, ma è esattamente lo stesso codice se utilizzate S3 o su Amazon o Mini o on-prem, qualsiasi, diciamo, storage distribuito, che sia file o object storage, non è importante, il codice di DeepLearning4j Spark è lo stesso.
L'altra opzione ovviamente è che qualcuno già, oppure avete accesso a quelle immagini e quindi avete un processo di ingestione direttamente sul vostro storage distribuito, e quindi dovete utilizzare un metodo specifico della classe Spark Data Utils, chiamato Create File Batch Spark, passando sempre ovviamente Source Directory, Destination e il numero di file che volete mettere in un batch, ovviamente lo Spark Contest. Una volta fatto questo, quindi potete iniziare a creare l'image loader, non vi vado a tediare con tutti i dettagli di questo codice, fra l'altro è anche abbastanza ripetitivo lo stesso codice ogni volta che dovete fare qualcosa in termini di object detection o image classification. Alla fine avrete quell'oggetto loader nell'ultima riga, e questo viene quindi utilizzato per fare il training. Quindi la differenza che esiste per quel particolare modello che avete implementato e di cui volete fare il training, un metodo chiamato FitPaths che si aspetta l'ingresso il loader e il path nel sistema distribuito, dove sono le immagini in raggruppate in batches, non le immagini originali, e quindi qui ricadiamo di nuovo nelle stesse situazioni in cui potete utilizzare, fare evaluation durante il training, utilizzare la dashboard, eccetera eccetera. E quindi allora, visto, sa che in termini di tempo questo è l'ultimo esempio che ho presentato, tutte queste informazioni stanno sul libro, che sta andando molto bene su Torrent, l'ho visto in diverse classifiche, quindi sappiatelo che c'è anche lì. In ogni caso adesso c'è possibilità di vincerlo, quindi vediamo se c'è, prima di passare alle domande, vediamo se... la situazione qui. Ah, problemi con... Ok. C'è un problema di connessione. So perché in quest'aula e quell'altro il mio mobile va male. Ok, forse... Oh, nessuno? Nessuno ancora ha risposto su Twitter. Allora facciamo così, visto che ancora nessuno qui su Twitter, facciamo partire la sezione di domande. Il primo che fa una domanda, se ha anche la risposta per quella serie, vincerà il libro. Quindi, in ogni caso il libro non deve tornare a Dublino, quindi qualcuno deve vincere. Ecco, fratello. Come? Prego. Ok. Ha risposto qui? Oh, un attimo, controlliamo perché... perché c'è un problema di connessione. Vediamo... Un attimo. Ah, ecco, forse adesso... Sì, Lorenzo Vannucchi, ok. Sì, aveva già risposto, mi spiace. Però... è pubblicato da, a parte che sta su Torrent, è pubblicato da Packet Publishing, sono in contatto con loro perché sto cercando per questa conferenza e per altre che dovrò fare in estate di avere altre copie gratuite o comunque con lo sconto del libro, quindi chiederò poi a Mario, comunque pubblicherò su Twitter chi è interessato, insomma, per averlo, quindi in ogni caso non so se conoscete la casa editrice Packet Publishing, no, sono contento di lavorare con loro perché sono, diciamo, contribuiscono anche a diversi progetti open source, partecipano sia a livello di codice sia a livello finanziario, quindi la collaborazione con loro mi piace, preferisco se possibile lavorare con loro che con altre case editrici, perché so veramente come fanno qualcosa di buono, non so. Ok, allora, altre domande? Di solito sono sempre perplesso quando ci sono domande, perché vuol dire ho spiegato tutto bene, che non è il caso, oppure è tutto talmente incomprensibile, ha fatto delle slide da schifo, quindi... Comunque, in ogni caso, io sono qui intorno per la prossima ora, e non fate i problemi a contattarmi, insomma, su Twitter. Prego.
Sì. 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 No, è diciamo di cambiare il processo perché diciamo l'azienda si sta muovendo verso la digitalizzazione, quindi tradizionali processi di manufacturing per le nuove sfide che ci sono adesso non vanno bene perché ci sono un sacco di interazioni manuali, non si utilizzano i dati, ecco un'altra cosa, invece adesso il processo sta cambiando, è già cambiato in MSD a livello di drug discovery o altre cose. Manufacturing è un pochino più indietro, ma questo è più generale per il settore biotech. Sì. Sì, 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 esatto, perché praticamente adesso... no, posso dire solo che una differenza rispetto a prima è che adesso siamo in grado di raccogliere i dati direttamente dalle macchine, cosa che prima non si faceva, e quindi da quelli, non so se hai avuto qualche esperienza in manufacturing, quindi qualsiasi cosa su analisi delle vibrazioni o manutenzione predittiva, eccetera, molti di questi casi vanno fatti con deep learning, machine learning o altre diciamo, derivazioni che sono un pelino più alto. Sì, anche la qualità. Sì. No, anche la qualità proprio perché si ridurre proprio gli errori al minimo, se non a zero, e anche la sicurezza, perché chiaramente se c'è meno interazione con le persone o prevenire anche semplicemente un guasto in una macchina. Sì. 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 Esatto, sì. Sì. Ovviamente ci sono altri casi dentro MSD, ma io so, il mio focus al momento è lì su manufacturing. Grazie. Qualche altra domanda? Allora, permettetemi solo di ringraziare Mario e tutte le altre persone che hanno reso possibile questo evento, perché so che hanno fatto un lavoraccio proprio terribile, insomma i risultati sono buoni e grazie a voi per essere qua.